siamo qui con Francesca, una giovane ricercatrice che intervistiamo perché sono molto curiosa di sapere come si trova in questo posto e quali sono gli sviluppi. E soprattutto, una giovane ricercatrice ha delle difficoltà oppure è già tutto chiaro rispetto alla sua carriera futura? Allora, grazie innanzitutto, è bellissimo essere qui e avere questa opportunità. Io faccio questo lavoro, io sono medico, ma faccio questo lavoro, mi appassiono alla ricerca ormai dal 2006, da quando ho deciso di fare il mio dottorato di ricerca ad Harvard, negli Stati Uniti. Ho trascorso ad Harvard circa 4 anni, dove è anche il posto in cui ho conosciuto il professor Fiorina. Sono tornata in Italia per 2 anni e sono ritornata a fare attività clinica dal 2010 al 2012, poi sono ripartita di nuovo alla volta del Boston Children's Hospital con Paolo Fiorina per sviluppare nuovi progetti, ed è stato proprio lui che nel 2016 mi ha proposto, proprio grazie a questo finanziamento della Fondazione Invernizzi, mi ha proposto di partecipare a questo bel progetto, il Centro di Ricerca Pediatrica Romea Enrica Invernizzi all'Ospedale Sacco, per studiare il diabete di tipo 1 nell'età pediatrica, quindi nei bambini, quindi insomma ci stiamo impegnando molto, quindi è stata una grandissima opportunità. Devo dire che come donna e come ricercatrice sono molto orgogliosa di questo percorso. Non è stato facile, sono andata e tornata dagli Stati Uniti in 2 volte consecutive. La prima volta sono stata 4 anni, la seconda sono stata 3 anni, però devo dire che mi ha dato tantissimo, tant'è che oggi abbiamo delle importanti prospettive per questa malattia. Stiamo sviluppando importanti approcci terapeutici, nuove possibilità. Stiamo sviluppando una terapia basata sulle cellule staminali ematopoietiche ingegnerizzate e stiamo cercando anche stiamo sviluppando una nuova linea di ricerca sull'identificazione di nuove beta tossine, quindi diciamo tossine presenti nel siero che sono tossiche per le cellule beta del pancreas e che possono essere responsabili della distruzione delle cellule che producono insulina nel paziente diabetico, e stiamo ovviamente elaborando una nuova terapia per neutralizzare queste beta tossine. È una cosa molto bella, molto interessante, anche il suo entusiasmo. Grazie. Mi piace molto. Ho visto che siete entrati in tanti oggi qui, e quanti siete? Siamo più di 10, stiamo tra l'altro arruolando a due nuove leve, diciamo, due nuovi potenziali ricercatori. In questo momento sono assegnisti, ma stiamo sviluppando insieme nuovi progetti e speriamo che insomma ci aiutino a portare avanti tutti i progetti che abbiamo, e insomma stiamo cercando di fare il massimo per questa malattia, per il diabete di tipo 1, e ci crediamo tanto, io ci credo, ci crediamo tutti, facciamo crescere i giovani, cresciamo noi e facciamo qualche cosa per i nostri pazienti.